Scusate, ma siamo un po' in ritardo. In realtà io devo dire che la salvezza qua con l'Empoli è stata per il gioco espresso, per tutto il percorso fatto in queste 18 partite, sicuramente una, personalmente, una delle più belle da questo punto di vista. Io parlo proprio di estetica di gioco, di voglia di crederci fino alla fine. Poi sappiamo benissimo che in partite del genere ti può andare bene come ci andate, ti può andare in un'altra versione, e quindi io sono assolutamente felice per quanto fatto con l'Empoli, per tutti i miei ragazzi e la società, ma assolutamente sono consapevole che probabilmente anche altri avrebbero potuto prendere quello che abbiamo preso noi. Io, parlando di me, credo che questa sia stata una salvezza davvero coraggiosa, giocata per cercare non solo di agguantarla, ma anche per far vedere che avevamo delle idee e avevamo del coraggio nel metterle in pratica. Il primo tempo di stasera io credo sia stato davvero molto bello da parte nostra, aggressivo, accettando l'uno contro uno costantemente a tutto campo contro una grandissima squadra che ci ha messo in difficoltà, ma sono felice per questo ambiente, per come mi hanno accolto. È bella questa immagine, Nicola. Il presidente, per i ragazzi, per il direttore, con cui da subito mi sono trovato a mio agio. Vai pure tu, Tommaso Turci, eri di fianco ai giocatori dell'Empoli, a Davide Nicola, subito dopo il gol di Niang. Tommy. Sì, perché la sensazione è veramente che, al di là, no, dell'estetica, di quello che si è visto proprio come proposta, ci sia stato un gruppo veramente forte, perché questa squadra ha creduto nel lavoro fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, e così ha raggiunto la salvezza, perché anche alla fine, no, quando mancavano 10-15 minuti, c'è sempre stata la lucidità di dire: ok, ci siamo ancora, adesso ce l'andiamo a prendere. È così. Questa era la convinzione, però io dico sempre che bisogna essere tanto felici quanto giustamente umili, nel senso che noi sappiamo benissimo che questo tipo di partite ce la puoi fare, come no. Io non avrei cambiato l'opinione su quello che è stato il percorso con queste ragazze, perché alla fine voi avete letto dei numeri, ma io posso parlare solo della mia gestione. Noi abbiamo fatto 6 vittorie, 23 punti, credo siamo la quarta o la quinta miglior difesa dal mio arrivo. Anche come attacco abbiamo fatto bene, perché comunque non siamo nelle ultime posizioni come attacco. Queste ragazze hanno dimostrato dal primo giorno di crederci, ma non a parole. È un gruppo molto particolare di ragazzi eccezionali che hanno dei valori umani, che si sono trovati chimicamente bene assieme, che hanno voluto crederci fino alla fine, nonostante oggi fossimo arrivati in un momento non al massimo di tutti quelli che potevamo schierare, perché abbiamo avuto dei problemi con Pezzella, con Cambiaghi, però alla fine mi è piaciuto soprattutto che i ragazzi hanno capito che probabilmente chi non aveva tutta la partita ha cercato di dare il proprio contributo per quello che aveva, e io credo che questo sia l'espressione di squadra per al massimo, quando uno ha questa consapevolezza e ha l'umiltà di non credersi superiore agli altri, ma di sapere che attraverso il lavoro può raggiungere comunque le sue soddisfazioni. Vuole dare appuntamento a Fabio Cannavaro per Empoli Udinese della prossima stagione? No, ma io non devo dare appuntamenti in particolare a nessuno. Cannavaro si è salvato e ha meritato probabilmente la salvezza come l'abbiamo meritata noi, così può dirlo anche il Frosinone, che sai, un punto non c'è una grande differenza, no? Tra le squadre, quando tu retrocedi per un punto, ti salvi per un punto, è chiaro che la lotta è stata eccezionalmente tosta, perché quest'anno io credo che salvarsi a 36 punti non sia mai successo negli ultimi anni. Quindi io credo che il merito vada a tutte le squadre, anche a chi non ha potuto gioire alla fine, perché comunque il suo campionato l'ha fatto con grande convinzione e con grande qualità. Complimenti. Fabio Cannavaro, Davide Nicola ormai è abituato, perché d'imprese, per lei invece è la prima, arrivata poi così, in questo modo. Che emozione è stata? Che finale è stato di serata soprattutto? È sicuramente un finale difficile, perché comunque, ma al di là dell'abitudine, che giocare certe partite devi dare tutto, poi a volte ci riesce, a volte no, a volte il risultato è positivo, a volte no,
Io sapevo che dovevo far capire ai miei giocatori che dovevamo pensare solo a noi stessi e non ascoltare gli altri campi, perché gli altri campi può succedere di tutto e non possiamo dipendere dagli altri. Su quello siamo stati bravi, perché dal primo minuto abbiamo cercato di voler fare la partita, di voler vincerla. E chi è che ha fatto sto salto? Soffrendo, ma sono piccolino, quindi cioè, è facile, insomma. E quindi sono stati bravi, perché poi il tempo per me era poco, e da quando siamo arrivati è stata una full immersion continua, e i ragazzi ci hanno dato massima disponibilità, e su questo li devo ringraziare. Non so se sia ancora lì Davide Nicola, nel caso lo salutiamo a distanza, lo farà Tommy Turci. Sono tutti stremati, Andrea Stramaccioni, chi ha vinto, chi ha perso. Beh, normale. Fabio, complimenti innanzitutto come prima cosa. E diciamo che in queste tue sei partite, se escludiamo quella con la Roma, che comunque è stata una partita diciamo spezzata in due, poi non hai mai incontrato la sconfitta, ti volevo chiedere, visto che il filone tattico è stato seguito, no, da un certo punto di vista, qual è la cosa su cui ti senti di aver inciso di più? Noi abbiamo parlato di, io almeno ho parlato di tranquillità, di serenità, hai portato grande carisma, hai reso un ambiente che era un po' sotto pressione, l'hai come scaricato, no? Io ho avuto questa sensazione, ho visto un Udinese diversa. Qual è stato secondo te il tuo più grande contributo? Ma sicuramente il fatto di dargli, come hai detto tu, la tranquillità di poter cercare di avere un minimo di possesso. Era la squadra che aveva meno possesso, era la squadra che creava di meno, e avevo cercato di fargli capire che su certe situazioni se non proponi qualcosa è difficile far gol. E la maggior parte delle situazioni si sono venute a creare, soprattutto sui gol, si sono venute a creare su situazioni che ci abbiamo lavorato, che i ragazzi comunque ci credevano. E quindi diciamo che la tranquillità è stata la cosa più importante, soprattutto in un momento complicato, perché eravamo quasi sempre in emergenza. Prima di Ambro sentirei Federica Zille, che ci può raccontare proprio cosa è successo, l'atmosfera, tutto quello che ha vissuto da bordo campo questa sera. Fede. Io vorrei sottolineare un'immagine che ci ha regalato a fine partito, sia l'abbraccio lei e suo fratello nei confronti di Di Francesco. Ieri ha sottolineato quanto i suoi ragazzi siano uomini con la U maiuscola, però l'esempio lo sta dando lei stasera. Eusebio è un amico, è stato un compagno di squadra, è stato l'allenatore di mio fratello, e sicuramente vederlo così non è bello, anche perché secondo me il Frosinone è una squadra che propone un bel calcio, vieni qua, non è facile giocarci contro, e retrocedere così sicuramente non è bello, ma non è bello per nessuno, e quindi questo mi è dispiaciuto tanto. Ambro? No, vado avanti, ciao Fabio, magari ciao, Ambro. Speriamo anche di vederti sorridere, magari c'hai... Sei arrivato stasera, non sorride nessuno, ti vince. Ce l'abbiamo fatta. No, è che quando dico che sorrido è che sorrido troppo, non sorrido che non sorrido. Sai com'è. Torna serio e dimmi, adesso, perché poi abbiamo parlato giustamente di tranquillità con Andrea, però penso che sia stato estremamente complicato provarci nella situazione in cui eravate. Quindi, secondo me, da domani o da adesso comincerai forse a pensare cosa ti piacerebbe fare, cosa ti piacerebbe proporre a questa squadra per l'anno prossimo. Cioè, adesso che hai avuto il tempo, cosa ti piacerebbe, pensando all'organico, pensando a quello che avresti voluto portare, ma il tempo e la classifica non ti hanno permesso di fare? Ma io penso che questa è una rosa che al completo ha dei valori importanti, sia fisici, tecnici, e migliorarli anche dal punto di vista tattico a volte, e sicuramente per un allenatore trovare certi giocatori così alla fine può essere divertente, perché se gli inizi a far capire magari che oltre alla fase di possesso c'è anche la fase di non possesso, c'è una fase di non possesso, allora gli apri un mondo, perché dalla difesa a 3 3 più 1, 3 più 2, puoi veramente divertirti, perché hai giocatori di qualità, hai degli attaccanti al completo che possono giocare a 2, possono giocare a 1, puoi giocare con due esterni larghi,
è una rosa che per un allenatore può essere divertente, certo. Quest'anno è stato un anno durissimo per loro e soprattutto per la questione degli infortuni, perché chi è stato prima di me, che io lo devo ringraziare perché non è stato facile, hanno avuto dei momenti difficili dove praticamente c'era solo Luca davanti e quindi si sono dovuti inventare qualsiasi cosa. E lo so, è così, la fortuna e la sfortuna dei allenatori a volte sono gli infortuni e quello è forse un qualcosa che bisogna anche modificare. Quindi Cannavaro si divertirà l'anno prossimo con tutta la rosa al completo a Udine con l'Udinese. Per me l'obiettivo adesso era salvare questa squadra, da domani pensiamo ad altre cose. Avrei Fabio scommesso su questa risposta. Fabio, sottolineiamo che hai perso nel primo tempo un attaccante da 100 gol in panchina, che Andrea Carnevale, è stato espulso, quella poteva essere un'arma importante nella ripresa. Ci stava più di una volta, io ho detto prima o poi ti devo fare entrare. Lui negli ultimi 5 minuti poteva dire la sua, Magari, però si è fatto prendere un po' dall'entusiasmo, dalla passione. Dal momento. Grazie e complimenti a Fabio Cannavaro.